Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato che ha respinto l'appello contro la sentenza del TAR sulle elezioni 2010, il presidente Valerio Cattaneo ha convocato la conferenza dei capigruppo che ha deciso di chiedere al Ministero dell'Interno e al Presidente del Consiglio se esistano motivi ostativi al proseguimento delle attività istituzionali. Si è stabilito inoltre di procedere in commissione all'esame degli atti indifferibili e urgenti senza convocare per il momento sedute d'aula. Sono 93 gli elaborati su ambiente, scuola e trasporti presentati al Piemonte Visual Contest. La giuria si riunirà per scegliere i lavori migliori. I primi tre classificati nelle categorie infografica e data visualization si divideranno un montepremi di 8.000 euro, premi speciali assegnati anche da Talent Garden e da CSI Piemonte. Si è svolta a Palazzo Lascaris la celebrazione dei 150 anni della caserma Cernaia di Torino, sede della Scuola Allievi Carabinieri. Tradizione militare e stato sabaudo, storia della caserma e il genio militare nell'Ottocento, questo è lo scenario storico tracciato da ricercatori e professori universitari nel corso della cerimonia. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. La città di Torino, il Piemonte e l'Italia sono grati ai carabinieri, lo sono ancora oggi, ma non possono che non guardare indietro anche ai 150 anni di storia, dove generazioni e generazioni di carabinieri qui si sono formati. Ecco perché abbiamo voluto dare un segnale preciso di vicinanza, di riconoscenza e anche soprattutto un segnale di speranza attraverso i valori che i carabinieri ben interpretano per le nuove generazioni. Franco Frasca, colonnello comandante della scuola. Abbiamo il ricordo del passato e lo teniamo ben presente nella formazione, perché i valori che cerchiamo di trasmettere a questi ragazzi anche oggi sono quelli di 150 anni fa, vissuti qua a Torino, proprio dove l'arma è nata 200 anni fa, il 13 luglio 1814. La Cernaia è un punto di riferimento, qui si sono formati centinaia e centinaia di allievi. 3.000 studenti di 75 scuole medie superiori del Piemonte si sono cimentati sui temi proposti quest'anno per la 30ª edizione del concorso Diventiamo cittadini europei, bandito della Consulta Europea Regionale. I vincitori saranno premiati al Salone del Libro di Torino in occasione del 9 maggio, giorno della Festa dell'Europa. Appuntamenti. È visitabile fino al 26 febbraio alla Biblioteca della Regione a Torino la mostra Studenti del Piemonte, 6 secoli di università a Torino. L'allestimento curato da Marco Albera propone uno spaccato del mondo universitario, raccogliendo diplomi e tesi di laurea, foto di gruppo, manifesti e testimonianze della goliardia. Immagini di uccelli esotici dal raffinato piumaggio, tratte dall'opera e General Synopsis of Birds dell'ornitologo inglese John Latham sono esposte fino all'8 marzo alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. La mostra, promossa dal Consiglio regionale, espone anche volumi di altri naturalisti e alcuni esemplari di uccelli. Visita virtuale su cr.piemonte.it/mostre. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.